Buonasera. Buonasera Alex, ben arrivato, ben arrivato. Buonasera, buonasera. Tutti buoni, ospite speciale di oggi Maurizio Costanzo. Ricorda. Oddio, quanta roba aperta c'è qui, aiuto. Uno, due. Ah, sì, le foto da pubblicare su Van Photos, sì. Ricorda. Soqquadro non è l'unica parola italiana con due Q. Anche pacquetta. Pacquetta. Allora, apriamo Donald.exe. Facciamo questo e poi dopo ci mettiamo su Isaac. Allora, vediamo questa volta dove arriviamo. Secondo me, se giochiamo bene, si riesce a fare roba. Dimmi se senti bene. Dimmi se rispetto alla mia voce senti il gioco abbastanza bene. Dovrei aver. Stai zitto, morire al primo livello credo sia relativamente impossibile. Cioè, in realtà si può se colpisci due volte un nemico, ma. Ok. Allora, ora posso parlarvi come si dice. Allora, facciamo una cosa buona così perlomeno. Ma questa era carica. Era carica partita. Aspetta, ma io voglio fare salva. Aspetta. Lochien, immagino. Ok, questa era salva, ok. Comunque sembra che si possa fare più del 100% in sto gioco. Tra le categorie c'è tipo 112%. Ma 112% forse è per le versioni console. Perché qui. Allora. Le percentuali erano tutte 100%? 100%. Allora no, ti posso confermare che su PC il 100% è effettivamente 100%. Perché in quello slot io ho fatto tutto quello che devo fare. In quello slot io ho fatto tutto quello che il gioco ha da chiedere. Quindi almeno su PC il 100% è 100%. Allora, questa volta lo facciamo per bene. Insomma, Alex, intanto che aspettiamo che arrivi anche altra gente, raccontami. Te il tuo nome Rosa, raccontami come ti è andata la giornata. Comunque ti spiego io da bambino. Io da bambino che non capivo nemmeno il doppio salto. Non riuscivo a fare questo da bambino io. Da bambino io ero già in difficoltà qua. Capisco perché questo gioco ci ho messo tanto tempo a finirlo. Comprendo quel tipo di dolori, eh sì. Comunque io sto pensando, un'altra challenge veramente da psicopatici sarebbe giocare il gioco senza mai raccogliere stelle, ma penso che sia relativamente impossibile perché in alcuni punti è veramente scriptato che le prendi. Da bambino non facevo cose nei giochi che ora letteralmente sono la base. Sì, esatto. No, ma c'era un gioco per Game Boy di Samurai Jack, magari un giorno lo porto. Ciao, se la va, ben arrivato. C'era un gioco di Samurai Jack per Game Boy che. Non so se rigiocherò per conto mio o se lo porterò in live, non ho idea. Che io lo giocavo da bambino, ma il gioco era in inglese. Credo che proprio una traduzione italiana ufficiale non sia mai uscita. Credo che in Italia il gioco sia arrivato in inglese. Solo che io da bambino l'inglese non lo sapevo. Lag. Solo che io da bambino l'inglese non lo sapevo. Quindi a parte che io ho giocato tipo tutto il gioco di Samurai Jack capendo sì e no lo 0,2% della storia.
Ma una certa c'era un punto dove te ottenevi l'abilità del salto caricato. Praticamente se te... E il gioco te lo dice anche come funziona. Quando lo raccogli a fare una schermata che ti dice: ehi, guarda, il salto caricato funziona in questa maniera. Praticamente per fare il salto caricato ti devi guardare in alto, premere il tasto per saltare e Jack fa questo super salto. Però io da bambino, non sapendo l'inglese, questa roba non la capivo. E ti giuro, ci ho messo tipo 3-4 mesi buoni a capire come uscire da quel cazzo di livello. Perché una volta raccolto quel super salto non sapevo come uscire. Tanto che io cercavo di trovare dei modi. Cioè, dato che una certa mi ero pure messo a chiedermi: ma è obbligatorio da prendere... Lag. È obbligatorio da prendere questa cosa qui o si può finire il gioco senza? Finire il gioco senza il super salto non so se è possibile. E questo gioco di Samurai Jack non so se lo rigiocherò per conto mio o se magari un giorno ve lo porto in live, non lo so. Perché effettivamente della storia non so un cazzo, però forse lo giocherei per conto mio perché punterei proprio a farmi un'esperienza mia, unica, senza rotture di palle, senza niente. Comunque il gioco è Samurai Jack e l'amuleto del tempo, se non mi sbaglio, per Game Boy Advance. Comunque, ora leggiamo anche quello che... Oddio, il gioco è diventato iper mega fluido per un momento. Leggiamo anche quello che dite voi. Che poi non ha tanto bisogno di cosa. Le stelle non sono essenziali a prescindere. Sì, ma infatti, cioè, le stelle servono solamente perché... Non stava attaccando Paperino. Questa cosa è un problema, perché se una certa gli dico di saltare e lui non salta, diventa un problema. Posso prendere quella stella? Sì. Non pensavo che questo salto fosse fattibile. Ora leggo anche queste lava, perché in alcuni punti non mi posso letteralmente distrarre. Sì, insomma, dicevo, l'unica utilità delle stelle è che ogni 100 guadagni una vita, ma a parte questo... Live, che gioia. Yo, sottovaluti il potere delle tue live nel farmi stare meglio. Cioè, Slava, se queste live ti fanno stare meglio, bene. Cioè, io voglio che queste live serali, sia per me che per voi, siano letteralmente... Guarda, non importa quanto di merda sia la giornata che hai avuto... C'è questa ora, 2 ore, 3 ore di live, quel che è, pensiamo ai cazzi nostri, si cazzeggia, veramente si pensa soltanto a fare cazzeggio. Benedizione per geografia, diritto ad educazione civica e chimica, e già che ci siamo, anche una benedizione per il vaccino contro il tetano che devo fare? Perfetto, se lava. A sto punto fatti l'abbonamento alle benedizioni di Ben. Io sono sicuro che se un giorno io dovessi diventare tipo affiliato di Twitch o comunque quella roba che fa fare le sub, tutte queste cose che in realtà io non capisco come funzionano, per me esistono e basta, ma non so come funzionano. Cioè, per me il mio canale Twitch potrebbe andare avanti tranquillamente senza. Cioè, per me Twitch esiste con faccio le live, chiudo la live, ciao. Sicuramente qualcuno come Selava si abbonerebbe a tutto qui, sicuro. Il tuo nome è diventato azzurro, Selava, sappilo. Orgasmo raggiunto. Intanto la verifica di scienze credo sia andata bene, speriamo in un 6 minimo. Se raggiungi la sufficienza, la mia benedizione ha fatto il suo. Intanto Steam che continua a lampeggiare, ma non voglio aprirlo perché sennò il gioco non si vede. Ragazzi, io penso che il gioco lo vediate. Spero di non star facendo nulla da non so quanto. Tricurus. Allora ragazzi, questa volta io spero di finire la live effettivamente prima del solito, perché ho dormito 5 ore la scorsa notte e non è che mi faccia molto bene a raggiungere una di notte. In più ragazzi, lo so che è un discorso che non sarebbe da fare in live, però letteralmente ragazzi è tipo... Sono 4 giorni che non mi seguo. Sono tipo 4 giorni che non mi seguo e ho bisogno di qualcuno con cui fare roleplay per risolvere questa situazione. Ne ho bisogno. Non voglio chiedere a voi ragazzi, cioè non vi voglio rompere le palle. È soltanto che
a volte i miei amici di No Safe for Work non sono sempre disponibili, e a volte invece non sono disponibile io. E insomma, sapete com'è. Pium, pium. È bellissimo comunque dei nemici defenestrati che si allungano. Bello sto schermo nero, by the way. No, così però mi fai cacare in mano. Ok, no, si vede, si vede. Fanculo. Io mi posso abbonare a un canale alla volta, ma tanto Katema non farà live per tanto tempo, quindi mi abbono qua. I mean, quando gli abbonamenti saranno disponibili, se saranno disponibili. Slash J immagino sia slash Joker, immagino. Meglio, più tempo passa, più sarà interessante. Più tempo passa, dici la live o qualcos'altro, perché... Te non ti credi Alex, ma io mentre faccio questa roba qui, il mio cervello si distrae molto facilmente, perché sto pensando più al gioco che a quello che sto dicendo. Cioè, è probabilissimo che io a una certa ti dica qualcosa di completamente assurdo, di vita privata mia, che poi 20 secondi dopo sono tipo, che cazzo ho detto? Io non ho mai detto questa cosa. Quando fai ginnastica per 4 giorni in fila senza mai farti un hum hum. E poi... Quando lo fai è talmente piacevole a far male, non chiedetemi come lo so. Se lava sus. Se lava sus. Ah, ok, dici per... Ok, sì, ho capito di cosa parlavi, Alex. Cioè, mentre sto giocando qui ho una soglia d'attenzione veramente bassa, perché sono concentratissimo sul non morire. Più giorni di fila fai senza seghini, meglio, eh. Infatti, sarà molto meglio quando arriverai dopo. Non devo saltare se non vedo la piattaforma, perché rischio una morte veramente scema. Cazzo. Dovrebbe esserci un frullato. Forse dovrei visitare un urologo. Non dovrebbe mai fare... Non dovrebbe mai fare in qualsiasi caso l'atto, farà male. Dov'è un frullato? Mi serve un frullato, per favore. Eccolo. Ok, ora sono già più tranquillo. Comunque, bellissimo, ragazzi. Giochiamo a Paperino. Parliamo di seghe. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Cioè, live family friendly, ragazzi. Live completamente family friendly, devo dire. La puzzola si può saltare anche con il salto normale. The duality of man. Esatto, The Duality of Man. Ah, io ho un dito completamente screpolato. Ho un dito completamente spaccato, io, madonna. E bene che io me la metto la crema per le dita. Me la metto anche. Buonasera, Matteo. Stavo leggendo adesso per sapere se entravi. Si stava parlando di seghe. Si stava parlando di seghe, allora. E ho pure pensato che il polpo fosse un piccione, aiuto. Questo mi ricorda quella persona che avevo fatto vedere a Ben chi era. E mi ha chiesto se volessi fare cose sulla sua bagnata. Ah, ho capito di chi stai parlando. Sì, il bot è quello bello. Stai parlando dei bot di Instagram, roba bella. Sai che in realtà non c'è nessuna ragione per me per non fare il doppio salto? Cioè, il doppio salto in realtà andrebbe sempre fatto, mi salverebbe sempre la vita. Quasi sempre. Da allora non è stato più lo stesso. Pure Moxie non è stato più lo stesso dopo che Puro gli ha mostrato il culo. Questa è una citazione per pochi. Questa è una citazione per pochi. Ragazzi, cioè... Non vi rendete conto? Chi di voi non segue la mia pagina Instagram e di conseguenza si perde tutte le stories? Cioè, tipo, si perde una grandissima parte degli inside joke di Vento Divino. Cioè, si perde una grandissima parte degli inside jokes. Cioè, Alex, te non hai idea, te che non mi segui su Instagram, te non hai idea di quanti inside joke ti perdi. Non hai un cazzo idea, perché io sono lo spammatore seriale di storie, generalmente. Comunque, ragazzi, no, ce n'è una incredibile che vi devo raccontare. Ad Alex l'ho detta. Però. Ah. Che letteralmente io oggi sono. Avevo l'appuntamento, oggi sono andato dallo psicologo.
E praticamente ogni tanto mi chiede anche se faccio sogni, cosa vedo nei miei sogni, eccetera, eccetera. Perché comunque è un argomento interessante da analizzare. Ma io dico non solo con uno psicologo, proprio in generale. Cioè io penso proprio che in generale sia divertente analizzare i sogni. Io in uno degli ultimi sogni ho sognato che c'era tipo questo uomo dei sogni, tipo divinità suprema. Tipo, avete presente il Everdream This Man? Ecco, era l'Everdream This Man, ma il This Man era Enrico Papi. E tipo boss da videogioco io lo dovevo sconfiggere. La frase bellissima di oggi è stata: vedi un Enrico Papi, vedi un Enrico Papi dentro di te. Psicologo di Pen 2023. Vi giuro, per me era un sogno. Per me era un sogno che poteva essere no sense finito lì. Siamo stati a parlarne per 15 minuti, cazzo. Non mi va bene donare tutti i miei dati personali a Zuck ed in cambio di ricevere spam bot di bot horny che mi vogliono scammare. Giusto, però io ormai. Ormai io invece sono l'indottrinato seriale. Cioè io se mi tolgono le. Possono togliermi Instagram, ma se mi tolgono le possibilità di shitpostare la mia vita con le. Perché tanto per i disegni ho Artpol, che è un Instagram fatto bene che funziona. Ma se a me mi tolgono la possibilità di mettere le stories, io non so più dove shitpostare la mia vita. Io ho bisogno di shitpostare la mia vita. I'm just a memer. I meme my life away. Away. Io tipo sogno di dormire. Io quando dormo mi sento libero. Soprattutto quando so che il giorno dopo non ho impegni. Madonna, se lava. Io finalmente domattina posso fare il turno della mattina e rimettermi a dormire dopo per 4 ore. Finalmente sì. Questo è un gran sogno. Fai un canale Telegram, Ez. Usare un canale Telegram chiamato letteralmente Vento Divino Shit. Oddio, lag. Lag. Fare un canale Telegram che è letteralmente Vento Divino Shitpost. Aspetta. Dov'è l'altro pulcino? Madonna, che rottura di palle che la colonna sonora non si riproduce mai per intero. Ma poi anche. Orso tempo di venire face sittati dalla Big Chick. Aspetta, qui è brutta perché Bernadette ci può telefraggare. Bernadette ci può telefraggare perché non credo che le uova abbiano delle ombre. L'ombra delle uova c'è solamente quando l'uovo è quasi a terra. Ecco perché mi è. Che cazzo è successo? No, ragazzi, ma cosa è successo con quel pulcino? Comunque capisco perché mi ha inculato la volta scorsa. Perché l'ombra dell'uovo. Tanto Paperino ansima. Dettaglio bello. Perché l'ombra dell'uovo appare solamente a un passo dal cadere a terra. Comunque, che cazzo, fare un canale Telegram solo per lo shitpost? Interessante. Perché io pensavo di utilizzare Twitter, ma Twitter è letteralmente il male incarnato. Letteralmente. Cioè, è uno di quei social dove 95% drama. Ma è possibile colpirla in testa mentre faccio attacco se si è abbastanza veloci? Non ne ho la minima idea. Non ne ho la minima idea. Aspetta. Una volta era un sabato, mi sveglio alle 9 e mi raddormento perché era troppo presto. Mi sveglio alle 12, ma era sempre troppo presto. Poi alle 14, le 16 e ogni 2 ore io mi svegliavo e ridormivo. È laggata la live per un momento. Arrivano le 21 e mi sveglio perché per la sveglia ti ho messo per catena. Soltanto che non faceva live, ma c'era. Mi sembra una di Vento Divino. E quindi niente, ho utilizzato 3 più 5 di 24 ore perché sono andato a dormire alle 5 del mattino. Twitter? Cos'è Twitter? Tipo. 95% drama, 5% furry porn. Non è molto salutare come cosa, my man. Allora, io una volta ho dormito per 20 ore consecutive senza pausa. Cioè, proprio andato a dormire, chiuso gli occhi, 20 ore, riaperto gli occhi. Ma quello è successo. Ma quello è successo quando avevo fatto, in periodo di maturità, la prima
e la seconda prova. Il giorno... perché ho fatto prima prova, il giorno dopo seconda prova, e ero letteralmente distrutto. E avevo detto ai miei genitori: guardate, a costo di farmi saltare il pranzo, non svegliatemi. A costo di farmi saltare il pranzo, voi non svegliatemi. Non mi hanno fatto fare colazione, non mi hanno fatto fare pranzo, io ho dormito direttamente. Sono andato a dormire alle 9 di sera, mi sono risvegliato alle 5 del pomeriggio. Ho dormito 20 ore consecutive. Non chiedetemi come ho fatto, perché sono sicuro che se provassi a rifarlo adesso non ci riuscirei. Si vede che ero distrutto. E poi Forà, una certa Forà mi aveva provato a contattare per WhatsApp, per Telegram, robe così, perché voleva sapere se ero libero per certa roba. Soltanto che, avendo il telefono spento, io non rispondevo. Io sono quella persona che quando va a dormire il telefono lo spenge sempre. Ragazzi, io quando vado a dormire spengo il telefono e lo riaccendo quando ho fatto, dopo che ho fatto, non quando mi sveglio, ma dopo che ho fatto colazione. E praticamente mi contattava, non rispondevo, tanto che a una certa ha telefonato direttamente a casa e per sapere se stavo bene. Ha risposto mia nonna dicendo: no, ma Roberto ora a dormire. E lui: ah sì, la terza prova lo avrà distrutto. Perché lui pensava che avessi fatto prima prova, seconda prova e la mattina terza prova, e che mi fossi messo a dormire perché ero letteralmente cotto. Mia nonna gli ha risposto: ma veramente è da ieri sera? Sera? E quindi, ragazzi, così è come ho confuso Corà a merda. Tanto che quando alla fine poi mi sono svegliato, lui è tornato, mi ha suonato al citofono, io ho risposto e mi ha detto: ti sei svegliato, bello addormentato. E quindi mi diceva: senti, io stasera vado in centro con questo mio amico, vuoi venire anche te? E mi sono detto: senti, tanto se fra 5 ore devo rimettermi a dormire, vengo in centro anche io, giusto per dire che almeno oggi ho fatto qualcosa. Ora finisco il livello e vi leggo. Cioè, il tempo di raccontare questo story time, ho finito il livello. La mia ombra. Secondo le regole, ragazzi, se fossi caduto nel burrone per via del lag, non sarebbe stata colpa mia. Ora vi leggo. Nessuna volta, meno male. Allora so esattamente cos'è Twitter. Cioè, quando ti ho detto 95% drama o quando ti ho detto 5% furry porn? Minchia, io se dormo poco più di 8 ore mi sveglio più assonnato di prima. Se faccio 20 ore non mi sveglio più. Per veramente si dà per scontato che se una persona fa 20 ore di sonno è morta. No, ti giuro, io quel giorno ho 20 ore di sonno consecutive. Mi sono svegliato, pensavo di aver preso danno. Mi sono svegliato che ero tipo: ah, sì, che bello, mi sento rilassato. E poi ripenso alla mia vita, mi dico: cazzo, potessi dormire 20 ore tutti i giorni. Potessi la mia... cioè, potessi fare una vita che letteralmente alzati solo per mangiare e andare al cesso, cioè... vita migliore. Best life. Ragazzi, remember, reject society, become plushy. Ragazzi, devo a tutti gli effetti diventare un peluche, così evito tutti gli impegni della vita, non ho un cazzo di problema e tutti mi vogliono bene senza condizioni. Poi, dire 5% non è esatto. I mean, forse le percentuali sono 60% drama, 40% furry porn. Diciamo che così siamo un po' più bilanciati, perché 50-50 non saprei. Poi cacci l'orologio. 5:17. Da fuck. Ragazzi, ma io sto beccando tutte le hitbox più strane in questa partita, sappiatelo. Sto beccando tutte le hitbox più strane. Che poi sapete che in realtà per questa challenge del non perdere vite, in realtà prendere tutte le stelle è controproducente. In realtà è controproducente prendere tutte le stelle, perché se noi dobbiamo fare così, senza perdere vite,
tecnicamente sono inutili, ma sono le mie manie di completismo. Sono le mie manie di completismo. Comunque ragazzi, io spero che il gioco si veda, che la chat scorra senza problemi, che sia una live più che tranquilla. Ho appena visto un wall of text scritto da Selava, finisco il livello e lo leggo. Paperino passione TikToker perché sculetta. Una cosa che devi sapere di Twitter: nessuno sa chi tu possa essere, perché puoi cambiare tutto, totalmente, del tuo profilo. Puoi trovare di tutto, basta saper cercare. L'unico lato negativo è una volta che ci entri non esci. Sì. Cioè, io ho un account solo per seguire certa gente che ha il profilo privato. Punto. Dovresti fare come una Any% e correre. Sì, esatto. Cioè, tipo... Sì, Alex, cioè, la vera speedrun sarebbe Any% corri e basta. Però sono le mie manie di completismo, cioè... Perché ho anche la curiosità del... Se io arrivo alla fine senza perdere una sola vita, con quante vite mi riprovo alla fine? Perché io ho anche questi dubbi legittimi. Oh, ho rotto. Ma prima ho fatto un'animazione strana o sbaglio? Insomma, connetti abbastanza punti e puoi sgamare che una persona è realmente, assolutamente sì, ma guarda, ma questo da qualsiasi parte dell'internet in realtà, Da qualsiasi parte dell'internet, se unisci un paio di pezzi e hai lo sbatti di metterti a cercare, puoi tracciare completamente il profilo psicologico di qualcuno. Lo puoi fare tranquillamente senza problemi. Maialade. Non sempre, ma spesso, sì sì. Io li ascolto volentieri, scrivo poco che sto a fare una rannina. Ranzo Isaac, sì. Porca puttana, me lo scordo sempre che c'è quest'affare qui. Me lo scordo sempre, cazzo. Perlomeno c'è il pullato. Neanche dato psicologico, parlo di identità, sì sì. No Alex, cioè te, se guardi quello che ho su Instagram, potresti tranquillamente scoprire tutti i miei segreti più oscuri, cioè... Manca soltanto che... Bello, per un attimo sembrava quasi che sul palazzo ci fossero dei riflessi, come l'hanno gestita bene. Non ci sono davvero dei riflessi, però hanno reso un minimo di texture trasparente e sembra che ci sia un riflesso, molto bella. Lag, lag. Con quello schifo di Tainted Blue Baby. Tainted Blue Baby l'ho visto, un personaggio che mi sa veramente di... Cioè, alcuni Tainted sono veramente gestionali a merda e a me fa schifo avere dei gestionali, cioè... Non so come spiegarvelo. Cioè, Tainted Isaac è interessante perché hai oggetti limitati, puoi scegliere tu che oggetti tenere, però puoi tenere massimo 8 oggetti. Mi sembra 12 se trovi Birthright. Ma che culo. Però Tainted Blue Baby, Tainted Kaino, Tainted Kane, lo sapete, lo sai Matteo che io lo giocherò sempre solo con la regola del RNG, vero? I miei compagni, ragazzi, aiutiamoci perché siamo tutti messi male. Se avete bisogno, chiedete e rispondete. Io, scemo, chiedo aiuto e mi ignorano. Le persone che hanno preso l'iniziativa cominciano a dire che è colpa mia dover arrangiarmi. Ma vaffanculo, stronzi di merda. Chi è lo schifoso che spia su Instagram? Aiuto. Lo so, lo so. No, ma per dirti, cioè, per farti capire se lava la differenza tra la mia vecchia classe delle superiori e la mia ultima classe delle superiori. Classe di stronzi. Avevano un gruppo WhatsApp dove teoricamente una volta ogni 10 si passavano i compiti. Io ho scoperto di questo gruppo WhatsApp tipo a 2 mesi dalla fine dell'anno scolastico e mi ci hanno inserito dentro perché io l'ho scoperto completamente a caso che avevano un gruppo WhatsApp. C'erano tutti tranne me. Nessuno mi aveva mai detto un catto.
Ma perché sai, io ero lo studentino bellino bullizzato, dai prendiamolo tutti di mira perché è divertente. Ma andatevene a fare in culo, spero che crepiate tutti, avete la mamma maiala. Ma spero che vi vengano le raga di anali al culo. No, le raga di anali, nonostante siano anali, vi devono venire in gola. Perché giustamente avete una faccia da culo e di conseguenza la vostra gola è direttamente tutto il vostro ano. No, ma non ho risentimenti nei confronti dei miei compagni delle superiori. Ma insomma, classe dei primi anni, scoperta 2 mesi dalla fine della scuola, che avevano un gruppo WhatsApp. Entrato nella nuova sezione, primo giorno, abbiamo un gruppo WhatsApp, se ci dai il tuo numero, ti inseriamo dentro, se hai bisogno di qualcosa non esitare a chiedere. Io ero rimasto spesatissimo perché mi sono detto ospitalità, ospitalità, eh? Eh? Cosa? Cosa sta succedendo? Ma è reale questa cosa? Oh no, prevedo una laggata imminente. Prevedo una laggata imminente. Sono così messo male nella mia classe che non credo li rivedrò nella mia classe. Ospitalità. Ospitalità. Allora. Ragazzi, ripeto, se cado in un burrone per via del lag non la conto come morte. Cioè, se devo morire deve essere una morte che è a tutti gli effetti colpa mia. Se è colpa del gioco non la conto. Comunque no, Selavan. Per caso si percepisce del rancore nei confronti dei miei compagni di classe, nonostante li abbia visti per l'ultima volta, tipo 5 anni fa? Avevo saltato troppo presto, che botta di culo! Alla fine faccio buon viso a cattivo gioco, ma il primo torto, come diciamo a Napoli, faccia arbuta tut cose. Traduzione in italiano, per favore. Traduzione in italiano, se lava. Come no, se lava, cioè io ancora oggi mi ricordo tante cose e ancora oggi li voglio morti tutti. Allora. Meno male che il gioco ha laggato adesso. Allora, l'unica cosa, facciamo rigirare ogni cosa, del tipo che facciamo casino. Allora, l'unico tuo problema potrebbe essere la hitbox della palla, che a volte è lievemente buggata. Se gli stai vicino è lievemente buggata. Cioè tipo in alcuni punti ti prende, in altri no. Non mi farò mettere i piedi in testa a nessuno. Ma fai bene, cioè. Cioè guarda, se la... Io ho letto una frase. Perché mi stanno inchiavardando sulla cosa, sulla grappa? Cioè, una frase che ho letto e che un pochino mi ci rivedo è: sto diventando la persona che sarei dovuta, che sarei dovuta essere anni fa. Cioè, sono diventato quello che dovevo essere anni fa. Ed effettivamente sì, cioè, se anni fa avessi avuto la filosofia di vita che ho adesso, sicuramente avrei avuto molti meno problemi. Sicuramente. Fammelo fare così, aspetta, perché la grata sembra un attimino infame. Non è mai troppo tardi per diventarlo. Aspetta, aspetta. Paura, 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 paura. Parinu! Parinu! Buonasera Lisa. Buonasera. Sono diventato quello che dovevo essere anch'io, ma almeno ora sono meglio. Ma soprattutto il meglio del meglio. Il nuovo Miracle Blade 3. Guarda, taglia anche mia madre.
Come va? Come state? Abbastanza bene, dai. È stata una buona giornata. Ragazzi, a quanto tempo di live siamo? Alex, tu ci sei praticamente dall'inizio. Da quanto tempo sto giocando, Alex? Perché l'altra volta mi ha detto 47 minuti, ma era arrivato un attimino dopo. Quindi magari il tempo non era esattamente accurato. 37 minuti e sono alla Villa di Amelia. Porca puttana, record. La volta scorsa mi avevi detto 47. È vero che ho anche cazzeggiato all'inizio, ma... 37 minuti... Cioè, 10 minuti in meno. Quasi. Facciamo 5 minuti in meno e sono alla Villa di Amelia. Let's go. Ma tutti vediamo lo stesso orario della live? Credo che il vostro timer dipenda dall'orario in cui siete entrati, non lo so. Però, facciamo così, ditemi tutti quanti che orario avete. Ditemi tutti quanti che orario avete. Se avete tutti lo stesso orario, allora sì. Porca puttana. Infatti sì, dipende da quando ti connetti. Mi serve un frullato. C'è un frullato alla fine di questa stanza. 38, 38, ok, sì, allora ce l'avete tipo tutti in comune. Ok, ok. Ora col frullato c'è una speranza in più. Col frullato c'è una speranza in più adesso. Hai detto l'esatto opposto di quello che ho scritto. Non lo so nemmeno io che cosa ho detto, Alex. Perdonami, sono scemo, lo so. Sono molto stupido. Ho una soglia d'attenzione di un cucchiaino in questo momento. Ho la soglia d'attenzione di un bambino di 3 anni. Bene, sta implicando che un bambino di 3 anni abbia la soglia d'attenzione di un cucchiaino da caffè? Chi lo sa? C'è solo un modo per scoprirlo. Dobbiamo prendere un bambino di 3 anni e fare esperimento. No, si scherza, Twitch Staff, it's just a joke. I mean, tutto sommato i bambini piccoli sono animali. Sotto un certo aspetto, se no, si scherza, sono esseri umani, provano emozioni. Devo essere molto meno impulsivo. Devo essere molto meno impulsivo, perché stavo per prendere un'altra volta danno dal Rosario Man. Vento Divino ha detto dipende da. In realtà ha detto non dipende da. Allora avrò capito male io. Ma è probabile anche che mi sia intortato io, abbia detto dipende da invece di non dipende da. Cioè a volte mi incecio da solo su questa roba. L'italiano essere tipo Spookhalle. The Spooky Corridor. Spookhalle. Allora, speedrunniamo. Ricordiamo che noi in tutto questo abbiamo scansato una stella da 10, eh. Ricordiamo anche questo. Voglio vedere alla fine del gioco se ci arriviamo, quante vite abbiamo. Comunque ragazzi, io che mi sono riguardato i VOD, porca puttana, questa traccia sonora ha 2 per. O era 1,5 per. Madonna. Perché siamo dovuti nascere in Italia dove la lingua italiana è la più difficile al mondo? Insomma. Ci sono lingue più toste da capire? Volendo sì.
Volendo ci sono più lingue bastarde da capire. Tipo il francese non ha senso. Non smetterò mai di dirlo, non smetterò mai di insultare il francese, è una lingua che non ha senso. Ragazzi, posso dire queste cose. Ho un amico di No Safe for Work francese e lui stesso mi ha detto: sì, lo so, la nostra lingua non ha senso. Sono autorizzato a parlare male del francese. Non ci può risultare difficile visto che ci siamo nati. È anche vero quello. Ragazzi, allora, io sono ucraino di nascita. L'ucraino non lo so, ma è ovvio che se fossi nato, è ovvio che se fossi cresciuto in Ucraina e non in Italia, sicuramente avrei saputo l'ucraino tranquillamente. Non avrei mai detto che è una lingua difficile. Anzi, forse avrei detto che era difficile l'italiano. Quello sì. Questo secondo me mi conviene passare da sotto. Aspetta, voglio prima togliermi da qui e poi continuo a leggere, perché è un po' brutta la situazione. Non ci riporti tutta la vice che ci siamo nati, a meno che di problemi di apprendimento, ma lì è un'altra storia, sì. Cioè, se c'hai problemi di apprendimento, quello è un altro discorso. Però più della metà delle persone non lo sa parlare, ma... Sì, ma quello lì è perché sono stupidi gli italiani. Quello perché sono gli italiani medi a essere stupidi, idioti. Singhiozzo. Mi riferisco all'uso di tutti i giorni. Sì, ma l'italiano corretto, quello d'addizione, cioè lo parlerà tipo l'1%, lo 0,2% della popolazione italiana. Cioè, io che ho fatto un salto che poteva essere veramente rischioso. Io che sto a fare doppiaggio mi rendo conto parlare in dizione nella vita normale è tosta. È tosta. Più che altro per le pronunce, perché alcune pronunce sono cose bastarde. Lag. Alcune pronunce sono cose bastarde. Cioè, ragazzi, io mi piange il cuore ogni volta che devo dire io sono e non io sono, però è corretto io sono. Questa cosa mi manda in bestia. Soprattutto mi manda in bestia anche che si dica schermo e non schermo. E poi aspetta, ce n'era un'altra. Ragazzi, non è Trento, è Trento. Si dice Trento. Madonna, no, io non posso vivere sapendo che la pronuncia corretta è Trento. L'italiano è effettivamente considerato una delle lingue più complicate al mondo, insieme a tipo il cinese. Allora, il giapponese in realtà penso che sia intuibile. Ho visto un paio di video, in realtà certe cose è comprensibile, almeno a livello di scrittura. Ho letto, visto, sentito che almeno a livello di scrittura e di pronuncia, lettura, insomma, a livello di comprensione, il coreano è una lingua molto facile da imparare, almeno a livello di pronuncia e di scrittura. Cioè, tipo, se te leggi in coreano, non è difficile dalla scritta capire come si pronunci. Poi, non l'ho fatto, però comunque molta gente dice che è così. Poi vi leggo, ragazzi, con calma vi leggo tutti. Però fin quando è francese, lì non puoi confonderti, però con l'italiano... Aspetta, no, ti devo leggere per bene. Fin quando è francese, lì non puoi confonderti. Però con l'italiano, più o meglio, è sbagliato. Non credo di aver seguito bene questo discorso. E poi vogliamo parlare del passato remoto, di fare, se è giusto. Lo feci. Feci? Ma è cacca, capite cosa voglio dire? Ma credo che l'avevo visto a 151 Egg, questa cosa devo effettivamente ancora confermarla per conto mio. Cioè, io sono molto del... Se non lo posso scoprire da solo, cioè se non trovo da solo qualcosa che mi dimostra che è così, ci credo ma con le pinze. Ma davvero la pronuncia corretta di feci nel senso escrementi è feci e non feci? Perché, cioè, io feci è tipo passato remoto del verbo fare, ma veramente... Feci, tipo escrementi, si dice feci.
Cioè, sono molti accenti sulle che a me sembrerebbero molto brutti perché sembrerebbero da milanese, milanese, figa, tac, fatturato. E molta roba infatti mi sembra brutta proprio perché sembra tipo da milanese nord. Mi vengono naturali entrambe. Il giapponese per noi italiani è vantaggioso per la pronuncia. Sì, è vero, una cosa buona. Allora, noi da italiano, se vuoi imparare il giapponese sei molto avvantaggiato perché le lettere si pronunciano nella stessa maniera in italiano. Cioè, non sei tipo in inglese che hai una A che si pronuncia A, una E che si pronuncia I, una I che si pronuncia AI, e quindi vaffanculo, sono idioti. Almeno in giapponese se vedi una A si pronuncia A, se vedi una U si pronuncia U, se vedi una E si pronuncia E, una I, una I, una O, una O. Questa cosa perlomeno ce l'hanno sensata. Poi va bene, sostituiscono le L con le R e in mezzo a due consonanti ci devono ficcare una U, quello è vero. Però a livello di pronuncia il giapponese per noi italiani è facile. Quando la prof mi dice, ragazzi, non si dice colomba, si dice colomba. Allora aspetta, qui mettimi un attimo per bene gli accenti, perché c'è tipo la O aperta e la O chiusa, quindi non lo so. E io tipo che non capisco la differenza. E lei, senti, il co, colomba, colomba è diverso, vedi? Io, no, scusami, ma mi fai capire? Cioè, io ho sempre detto colomba. Non, ti prego, non venirmi a dire che si dice colomba. Se mi viene a dire che si dice colomba, vengo veramente a cercarti sotto casa e a darti direttamente fuoco. Cioè, io mi rifiuto di credere che la pronuncia corretta sia colomba. O colomba. No, no. Ragazzi, per me è colomba, appunto. Finché non mi corregge il mio professore di... il mio professore, il mio insegnante, diciamo così. Finché non mi corregge il mio insegnante di dizione, per me si dice colomba. Vaffanculo. Il sole splende come non ha mai. Come Wikipedia dice che splenduto è giusto? Cioè, ma io penso che il passato remoto di splendere non esista, penso. Cioè, splenduto mi sembra molto brutto. Ho un video meraviglioso sulla pronuncia della A in Giappone. In giapponese. Devo guardare di mettere bene i tasti, perché se premo attacco invece di salto, la nostra run può finire tranquillamente in mezzo petosecondo. Ma poverino sculetta quando il frullato finisce. Comunque Alex, augurami buona fortuna, perché domani sera dovrei fare l'ordine su Fangamer e se ci riesco prendere la camicia di Spamton. Se ci riesco. Ti giuro, se io riesco a prendere la camicia di Spamton, il peluche di Quirrell e effettivamente due spille in croce, io letteralmente faccio Fangamer speedrun 100%. Cioè io prendo letteralmente tutto quello che mi serviva a prendere. Tra l'altro io ho scoperto, non mi ricordo se te l'ho detto a te, che la spilla di Fangamer della Runa Delta, quella col cuore nero dove dentro però c'è il simbolo della Runa Delta, brilla al buio. Io questa cosa non la sapevo, adesso la voglio, cazzo. E in tutto questo, aspetta, io... La spilla della Runa Delta era una spilla che mi tenevo di scorta giusto per dire: ehi, guarda, se devo fare un ordine e mi avanzano. No, fermo. Fanculo quelle stelline. Fanculo quelle stelline. Non devo essere impaziente. Generalmente me la tengo come roba del: se avanza qualche soldino nell'ordine, la prendo e ciao. Però ora che so che è fosforescente, cioè io assolutamente devo averla la spilla della Runa Delta. E quindi nulla, cioè... Lag, 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 lag. Camicia di Spamton, peluche di Quirrell, spilla della Runa Delta, eventualmente un keychain di Omori se mi avanza, ma non ne sento veramente il bisogno. Volendo una spilla di Silent Hill, e io letteralmente ho preso da Fangamer tutto quello che mi interessa avere. Ma no, quella palla mi ha fatto il pelo. E
praticamente non penso che rimanga più nulla. Cioè rimane una maglia di one shot che però non posso più prendere perché mi sa che era limited edition. Io ho giocato one shot tardi. Quando l'ho vista su Fangamer era ancora nel restock pianificato, ma alla fine quel restock non è mai arrivato. E non solo non l'hanno messa, ma addirittura non è nemmeno mai rientrata nel catalogo. Cioè era proprio esaurita totale, non la vedremo mai più. Finisco il livello, se lava e ti leggo. Comunque se lava non so come fai a cambiare il colore. Fermo, fermo. Aspettiamo che rispondi. Non rischiamo. Non rischiamo, aspetta. Prendilo. Fermo, fermo, fermo. Ok, ok. Ci sono parole che hanno la O meno O meno allungata. E quindi, teoricamente, secondo la prof, tutte le parole con O, A, U, eccetera, sono ferme. Tipo, magari diciamo coltello e lo diciamo coltello. Ma si dice con un colpo di O, quindi coltello. Quindi, perché voi dite colomba e invece è colomba? È colomba e non colomba? I mean, avrebbe senso. Avrebbe senso. Io posso cambiare sempre, in ogni momento. Bello one shot. Devo prendere il peluche di Nico. Devo prendere il peluche di Nico. Uff. Ragazzi, a che tempo siamo? Quanto ci abbiamo messo ad arrivare da Amelia? Più o meno. Nico Orso Bianco? Che era... La doppiatrice di Amelia. 53:30, togliendo qualche minuto di introduzione, 50 minuti, sì. Sto pensando che rapporto avrebbero Nico e Orso Bianco. Cioè, perché Orso Bianco... Orso Bianco ho constatato che ha molto daddy potential. Cioè, Orso Bianco ha molto daddy potential. Sarebbe un buon padre, secondo me. Cioè, basta vedere gli episodi con Chloe. Oh ragazzi, scusate se vi leggo un attimino meno, ma è pericolosa adesso. Scusate se vi leggo un attimino meno, ma Amelia è un boss un po' impegnativo. È un boss dove ci si può distrarre poco. Ok, aspetta, aspetta. Ora dovrebbe lanciarmi una seconda zucca. Comunque ragazzi, apprezzate anche la colonna sonora di Amelia, ha una bella traccia. Che culo. Ora un attimino tosta, aspetta. Dove la lancio la zucca? Più o meno lì. Comunque la pronuncia corretta mi sembra sia zucca e non zucca. È proprio tipo la Z di cazzo. Mi dispiace farvi questo paragone, ma è la Z di cazzo. Non è la Z di zanzara, è proprio Z, non Z. Oddio, il gioco è andato fluidissimo per un momento. Ragazzi, se cado per colpa del lag non è colpa mia. Se cado per colpa del lag non la conto. Gioco, se devi laggare, per favore fallo tra 30 secondi, non adesso.
botta di culo! Che botta di culo, si era buggato, che botta di culo! Oh! No, ragazzi, questa è stata una botta di culo enorme. Mi serve un momento per elaborare, oddio. Beviamo, beviamo. Per favore, non bagnare la tastiera. No, ragazzi, questa è stata una botta di culo enorme. Ah. Orso bianco sarebbe tipo... Sei troppo piccolo. Sei troppo piccolo. Ci pensa orso bianco. Cioè, orso bianco... Trasporterebbe Nico per tutto il tempo mentre Nico trasporta il sole. Zucca e cazzo nella stazza parola. Quando entri su Twitter nel periodo di Halloween. È una cosa relativa al fatto zucca cazzo. Non lo so. Devo pensare al fatto che questa piattaforma che si muove, è sempre bene fare un doppio salto, perché il salto normale a volte ci inganna. A volte pensiamo che si possa fare della roba con il doppio salto, con il salto normale, ma serve il doppio salto. Non dobbiamo farci ingannare. Che culo. Ok. Zucchina. È relativo ai furri e alle zucche. Ah no, ho sprecato un attimino di tempo, aspetta. Devo calcolare bene il coso che gira, aspetta. Comunque la pronuncia corretta è zucchina, non zucchina. Zucchina. Un pochino prima. Un pochino prima, devo calcolare bene i tempi. Il coso che gira. Carlos e il topo che gira. Che poi ho scoperto che alla fine è fake Carlos e il topo che gira. In realtà lo screenshot è fake, non è una cosa reale. Merda. I mean. Stiamo puntando a fare il boss finale. I giocattoli ci servono solo per il livello extra. Non voglio rischiare di tornare indietro. Se torniamo indietro, rischiamo veramente di morire. Se torniamo indietro, rischiamo di morire. Questo lo prendo comunque perché non so se i giocattoli mi memorizza quali ho preso e quali no. Tranquillo, Alex. Tanto la regola è quella. Se battiamo il boss finale. Cerchiamo di fare i livelli extra, però per fare i livelli extra dobbiamo rifare questo livello, che di base non è difficilissimo. Dobbiamo fare attenzione con il prossimo. È il prossimo quello con cui dobbiamo fare attenzione, perché... Serve per lo screen fake, intendo. Porca puttana. Niente, ragazzi, neanche oggi. Neanche oggi. La piattaforma si muove. Ma io so come si fa la piattaforma si muove. Basta andare a diritto e fregarsene il cazzo. Se te ne freghi il cazzo e vai a diritto, becchi il timing perfetto. Perché molta roba spawna quando ti avvicini. Il livello non è già tutto creato di base. Molte cose spawnano sul momento. So perfettamente se mi ha fregato, che ho aspettato troppo in alcuni punti. Che palle. Che palle. Va bene, mettiamoci su Isaac. Il client di Steam lo riavviamo dopo, eh. No. Ok. Comunque, beh, dai, ragazzi, non vi preoccupate, è andata così. È andata così a sto giro. Ora sono morto 2 volte per timing di merda. Sono morto 2 volte per timing di merda. Che palle, che palle, che palle. 489 ore di Isaac.
Che coglioni. A me è morto il player qui. A me qui è morto il player della live. Ok. Ora si vede tutto per bene, ok. Ah, ma voi vedete tranquillamente Isaac, era già impostato, perfetto. Tu bevi acqua per rimanere idratato. Io mangio in questo momento salsiccia secca che mi disidrata, ma è buona as fuck. Non siamo la stessa persona. Pazzi. Allora. A me piace Tainted Isaac. Mi diverto con Tainted Isaac. Facciamo lui e vediamo se riusciamo a fare. Ash o Mother? Ash o Mother? Voto Ash, puntiamo ad Ash. Stanza vuota, perfetta. Lui blu che cosa era? Cosa era lui blu? Tainted Isaac, però cioè Min, mi manca poca roba. Una run con Tainted Isaac la voglio fare. Quello blu mi sembrava che fosse un po' brutto come oggetto. La siringa verde ha un po' di velocità. Siringa verde perché se divento spam faccio un sacco di roba bella. Mother o Ash? Nessuno dei due. Non ho fatto nessuno dei due. Mi mancano sia Mother che Ash. Oddio, nemico di merda, te. Te sei un nemico odioso, madonna. La coscia di pollo, ma ancora più fastidioso. Se vengo colpito, spawni ragnetti. Madonna, che roba di merda. Che roba veramente schifosa. Oddio. Voi vi si fa così, non me ne frega un cazzo. Vediamo il tempo che si fa, poi si guarda. Voi vi si fa così, non me ne frega assolutamente un cazzo. Si era un attimo bloccato il gioco, sì. Bravo, vieni giù, perdi più vita, scemo. Mega Satana l'ho fatto, quindi. I mean, mi conviene comunque sempre gli angeli, perché non sono un fan del rinunciare agli slot di vita. Allora, finché sono in due, io la faccio così. Quando poi arriva a uno solo, magari posso provare a uscire. Seconda siringa molto buona. Molto buona la seconda siringa. Downpour o percorso normale? Non ho chiavi. Va bene, percorso normale. I mean, tanto devo andare da Ash. Ash, a prescindere, Ventura. La boss rush, se prendi la via alternativa, sono 25 minuti invece di 20. Ma Ash è sempre mezz'ora. Oddio, sì, flashpoint. Un damage up a questi primi piani è molto buono. Il damage up al secondo piano è molto buono.
Senti. Magari ci poteva essere una secret, non si poteva mai sapere. Porca puttana. Bello questo rock bottom. Bello questo rock bottom, davvero. Il trinket di merda, ma non ho altro. Cerchiamo di prendere il Flam Flute. I mean, attivo a volte ci aiuta contro i boss. Io proverei a farlo. Baby Flam, collabora piccolina, per favore. La odio, ma come? È carina. È carina, patatosa. Guarda, c'ha gli occhietti bellini cucciolosi. Ma non è nemmeno tanto difficile da scansare. Cioè, non vedo che problemi tu abbia contro Baby Plum. Non è un boss difficilissimo. Allora, Plum Flute o fungo? Il fungo. Sì, saluta anche. Allora, il Plum Flute, praticamente, lo dico magari per gente che non lo sa, praticamente spona Baby Plum che diventa nostra amica e fa un po' di danno ai boss. A volte li scioglie. Però anche il fungo non era male. Evito gli attacchi di Ash e Delirium, ma Baby Plum no. Bambino. Che boss di... Bambino è un boss di merda. Lo odio tutte le volte. Un danno me lo riesce sempre a fare. Alex dice Baby Plum. Te, Matteo? Se lava, se è ancora vivo, che cosa dice? Comoda in situazioni grevi. Più che altro un attivo. Più che altro un oggetto attivo. Allora, se lava, ti spiego. Il flauto... Allora, abbiamo o il flauto di Baby Plum, che letteralmente evoca Baby Plum per un tot, e ci aiuta contro il boss. Se no, l'altro è un fungo che mi sembrava aumentasse di uno la vita, credo il range e forse di poco il danno. Un po' di vita in più non farebbe male. È il fungo blu, sì, il blue cap. Secondo me non è che sto giocando meglio in queste run serali, è che voi mi state consigliando cosa prendere. Range e speed, ma era anche un HP up se non mi ricordo male. HP e tears. Questo. È quello da boss, non quello da secret room. Quindi che cosa faccio? Direi tutta la vita a fungo. Va bene, Baby Plum. È un oggetto attivo. Ma no, ragazzi, da quanto tempo non farò la route normale io? Thank you.
Madonna, quante chiavi mi sta dando il gioco? Oh no. Questa è una merda. Dei tuoi colpi omin del cazzo, mi riesci sempre a prendere, stronzo. Aggiorna il titolo del gioco della live, fra. Se vuoi. No, va già. Posso cambiare il gioco, effettivamente, ma. A posto, però tanto, cioè, il titolo lascio uguale. Paperino, ma permadeath, e poi si va su Isaac. Sono già su Isaac. La gente capisce che ho già fatto qualcos'altro. Odioso te. Bastardo in culo, pensavo morisse. Però non mi ha tolto la percentuale di Satana, eh. Non so cosa sia successo, ma non mi ha tolto la percentuale. Ah, sì, perché avevo il soul art. Ecco perché. Vita in più. Vita in più mi serve. Perché ho spruzzato i colpi in là? Oh no. Ponerà le moschine che sparano sicuro, perché lui è una merda. Non l'hanno fatto, incredibile. Ma io ho baby plan, scusami, eh. Grazie, Baby Plum! Il ciuccio è un soul art e un tier sap. Io prenderei il ciuccio alla fine del piano. Io prenderei il ciuccio alla fine del piano, perché perlomeno se perdiamo il soul art non è un'inculata. Voglio cercare un attimo la treasure, però, perché un po' di tempo ce l'abbiamo. Based Baby Plum. Sì, Baby Plum contro certi boss è OP. Yes. Insomma, ragazzi, si va al prossimo piano. Si va al prossimo piano. Che vi devo dire? Binky. Madonna, Cricket Head. Oddio, si le flooded. Lo sapevo che c'eri te. Ci sei sempre tu, bastardo. Che ci sei sempre a rompere il cazzo. Sempre. Anche ora.
Sfrutterai la sacrifice oggi? No. Oggi no. Moneta, se mai. Questi faranno venire poi le moschine. C'è modo di capire quali spawnano le mosche e quali gli scheletri, o è semplicemente randomico? Cioè, perché se è possibile capirlo è tanta roba. La cacca arcobaleno, madonna. Se beccasse anche homing sarebbe la vita. Mai capito, secondo me sono random. Te sei più pericoloso. Capito, nel dubbio do per scontato spugno gli scheletri, almeno sto attento al massimo. Sì, comunque Bob, una run contenta di Lost, oggi Brimstone e Ipecac. Or no balls, ovviamente è finita male. Cioè, ma Ipecac lo prendi perché sennò è no balls. Cioè, Ipecac contenta di Lost lo prendi or no balls. Ho fatto bene a testare se lì potesse andarci oppure no, perché avrei provato ad andarci. La moschina nera non fa danno da contatto. Possiamo aspettare ad ammazzarla. Ci viene incontro ma non fa danno da contatto. Cazzo. Angeli, angeli. Oddio, angeli, sì. Buono l'ipecac come sapore. Twitch staff, this is a joke, I don't condone the use of drugs or not prescribed medicines. Rosario o scudo? Lo scudo può essere più utile. Lo scudo può essere più utile, mi sa. Ragazzi, io prenderei lo scudo. Cioè, ci para i colpi che provengono dalla direzione precisa. Lo scudo ci para i colpi se vengono dalla direzione precisa in cui lo scudo è puntato. Il rosario invece ci aumenta un pochinino la fede, possibilità di ottenere gli angeli. E mi sembra ci dia un mezzo cuore bianco. Rosario, 3 soul. Ah, ti dà anche soul art? Ok, Rosario. Combattere l'angelo aumenta le possibilità di ottenere gli angeli dopo. Un po' di tempo ce l'abbiamo, proviamoci. Uriel. Facile. Uriel è facile. Basta non stargli mai davanti preciso o in basso a destra o a sinistra. Uriel è una cazzata. Vai. Non stiamo a perdere tempo.
Non stiamo a perdere tempo. Cioè, abbiamo 11 minuti, ma credetemi che arrivare a mezz'ora si fa in fretta. Questa è la stanza di merda. Ah, ma il grassone è morto. Il grassone bianco è morto, let's go. Oddio, easy easy. Stanza di merda questa. Questa è la stanza di merda con nemici altrettanto di merda. Lo sapete che ero tentatissimo di dare Baby Plum. Questa è la stanza di merda che ci fa perdere tempo. Non c'era uno di quelli odiosi. Non c'era il verme odioso, incredibile. Comunque grazie gioco per avermi dato una treasure. Esploderai, aspetta la fine. Buono, molto buono. Ragazzi, immaginate questo ma con rock bottom. Cazzo. Grazie Baby Plum. Possiamo rinunciare al Binky? È vero, aspetta, è vero, hai ragione. Vai. È vero, grazie per avermelo ricordato. Per un attimo ho pensato che il cuore desse regeneration. 15 minuti e siamo qua. Prendi l'ora. Godopoli. Com'è che non ho preso danni? Te sei un nemico del cazzo perché sei casuale e basta.
Non lo so nemmeno io come ho fatto. Non chiedetemi come ho fatto, davvero. Diamelo Pompei quanto Gaza. Mother? Cerchiamo la treasure giusto per sfizio, aspetta. Un po' di tempo ce l'abbiamo. Sto facendo delle provate, aiuto. Prendo l'oggetto conta come patto di stato. No. Lo so, molti voi diranno, ma come? Ma dovresti accettarlo? No, io non l'accetto. Stanza di Isaac. Aspetta, potrebbe esserci roba bella lì. Potrebbe essere roba bella qui dentro, aspetta. Solo se lo prendi, sì, ma... Giusto per sfizio. Però poi dobbiamo correre al prossimo piano. Perché 10 minuti non sono tanti. In Isaac non sono tanti 10 minuti. Due letti? Tutti e due oggetti brutti, non mi interessano. Qui c'è il verme. Non c'è. Rimane una stanza di Satana, bastardo! Bastardo, rimane una stanza di Satana. No, ragazzi, non l'accetto. Non lo faccio. Il Lost Cork non so cosa faccio. Se ci entri, sì, ma vaffanculo. Ma io voglio essere in grado di poter decidere che cosa prendere, che cazzo. Non che, ma vaffanculo così, ma va a cagare. Mamma blu. Fonambotto di minion, mamma blu. Volevo riuscire a scappare, grazie. Grazie. Negative. Altra cosa. Allora, la Bibbia toccherebbe cuore di mamma, Barrite Leaves. Però al Pram Flute, se noi becchiamo 4,5 volte, possiamo spammarlo più volte contro Hush.
Se no l'altro oggetto cos'è? Scapular. Relativamente inutile. Bella sta stanza degli angeli. Tengo il plan flute confidando... Abbiamo 10 minuti. Tengo il plan flute confidando che potremo beccare 4,5 volt da Ash. Ah sì, ma aspetta. Cosa do via? Cioè, Cricket Zed... Posso anche non dare via nulla, in realtà. Posso anche non dare via niente, vaffanculo. La boccetta. Non combattiamo l'angelo, abbiamo 10 minuti. 10 minuti passano veloci. Passano veloci 10 minuti. Curse of the Unknown è brutta. Intanto che non è Curse of the Lost, ci si può fare. Prendere cazzo. Lui in Ubert fa veramente schifo. È un nemico veramente del cazzo. Non c'è mai verso di prenderlo, sto stronzo. No. Col cazzo che vado lì. Non ci vado nemmeno per tutto l'oro del mondo. Vai. Questo è un boss facile. Disse Ven subito dopo aver preso danno. Subito prima di prendere danno. Span. Siamo diventati spam, let's go. Mi sembra che aumenti il danno. Abbiamo 8 minuti. Matte, correggimi, se non ricordo male, spam aumentava un botto il danno. Distension, sì. Aumenta un pochino, va bene. Erano un po' tanti, eh. Secret. Cazzo, è vero, c'era la cacca rossa, non l'ho vista. Delicio, veramente. La fretta, mi sto facendo prendere dalla fretta, non va bene. Vai a cagare, stronzo. Delicio veramente, sì.
Meglio di nulla. Paura. Qui ci perdo un cuore permanente. Qui è dove ci perdiamo un cuore. Intanto lo sapevo, una stanza di merda. È una stanza di merda, lo sapevo ci si perdeva un cuore qui. Sì, come lo scansavo? Non capisco quali sono i colpi di Leaves e quali sono i miei. O meglio, quelli di Baby Plum. Ok, da Ash ci siamo arrivati. Wow, fa praticamente tutto cagare. Tutto fa praticamente cagare. Non c'è un oggetto buono. Allora, aspetta, abbiamo un po' di bombe. Aspetta. Ci dovrebbe essere sempre un crawl space garantito qui a Blue Womb. Bello questo crawl space garantito. Mi serve veramente prendere qualcosa. The Sun non è male. Per avere un po' di moschine. Fa tutto relativamente schifo. Possiamo provare a combattere. Aspetta. Ash con Ludovico. La nostra lacrima rimarrà sempre ferma su Ash, che raramente si muove. Ah no, però ci sono nemici particolari. No, non lo posso fare. Ci hai provato, Ludo, per un momento. Per un momento hai pensato che potesse andare bene, ma no, col cazzo che ti prendo.
Il Book of Revelations. Ah, ma lui è quello che mi dà i Soul Art a diritto. Lo confondo sempre con la Bibbia. È quello che mi dà i Soul Art. Aspetta, ma c'è roba anche qui. Anche qui ci sono dei sassi. Potrebbe stare qua il crawl space. Bello. Il rosario è inutile ormai. E per che cosa lo lasciamo il rosario? Questo qui ogni volta che vengo colpito spawno dei mini me che sparano. E questo qui è... Non era male lui, se non sbaglio. Cioè, è un piano un po' di merda questo. Ma i cables ormai a sto punto sono relativamente inutili. Io punto a uno di questi due oggetti. Ci sono tanti minion però. Prendo i micro friends. Micro cells. Non sarebbe male, eh. Prendiamo i micro cells, anche perché penso che loro abbiano i colpi homing proprio che puntano da soli a Ash. Vai. Abbiamo Death Sun. Vai Ash. Non sei difficilissimo. L'Angry Carpet è il tuo momento. Finché non ci sono i colpi viola che ci teletragano va tutto bene. Anche Rapture Punk è bella. Eccolo Ash. Ora devo fare molta attenzione a dove mi trovo. Bello, voglio shottare le moschine di Ash. Ora inizia a diventare un attimino brutta. Non credetevi, non abbiamo tutto questo grande danno, eh. Oh no, stai vicino ad Ash. Stagli vicino. Per scansare questo attacco gli devi stare il più vicino possibile. Più gli stai vicino e meglio eviti questo attacco. Le moschine. Cosa cazzo c'è di colpi che continuano a rimbalzare? Sono dei colpi rossi? Questo, vero?
Non so cosa mi ha colpito. La cosa brutta è che non so cosa mi ha colpito. Questi, vero? Muori, per favore. Run. Ti prego, ti prego. Non osare. Ma io sono stupido. Io avevo già fatto Ash. Era la boss rush quella che dovevo fare io. Ma io sono un idiota. Mi sa di sì. Andate a rivedere il VOD. I mean, abbiamo fatto pratica, ma che palle. Abbiamo fatto tutta sta roba per nulla. Sono scemo. I mean, andiamo da Isaac e facciamo finire la run prima. Che palle. Ah, questa stanza è bella. Questa stanza ci distrugge. Ragazzi, ma io per tutto il tempo ho puntato a fare Ash e poi veniva fuori che era la boss rush quella che dovevo fare. Io non so più che cazzo pensare. Cioè, sono scemo e me lo merito di morire ora. Cioè, faccio sta roba solo perché se ho il culo di beccare rock bottom. Solo perché se ho il culo di beccare rock bottom, assolutamente. Cioè, scusa, non rock bottom, la... La RT. Che qua non c'è. Che palle. Ma mi rompe il cazzo perché è una run molto ben calcolata. Era molto ben calcolata e poi alla fine... Ah cazzo, ma io sono andato dalla parte sbagliata. Va bene Ale.
ottima, infatti è un mega rip la direzione sbagliata, che palle. Riuscirò a fare Mega Satana Contented Blue Baby con mezzo cuore? Perché non dovresti? Perfetto. E ora si fa le cose come si deve. Holy card. Ash mi manca da fare. La Blue Candle non sarebbe male. Morto, va bene. Vabbè, almeno ho fatto la cesta, i primi mark con sto tente, va bene. Io devo andare da Isaac in questa run se ci riesco. Sarà un casino. Comunque vada, sarà un casino. Tented... Mega Satana con Tented Lot, fatti un favore. Falla come una delle ultime cose. Ti sblocca roba veramente di merda. Non posso. È un oggetto veramente bello, ma non posso. Non posso, rischia di distruggermi i ripari. La chest fantasma, sì. No, mi spiace, non posso prenderlo. Mi piange il cuore, ma non lo posso prendere. Lo so che è accesso gratuito alle secret, ma non posso. Ottenere qualche tia, qualche modificatore delle lacrime, no, eh.
È finita. È finita, abbiamo preso un danno, è finita. Non abbiamo nemmeno chiavi, tra l'altro. Se il gioco non ci droppa una chiave, la run è finita. Bello. Questa run è finita completamente. Il modo in cui l'ho scansato è illegale. È illegale il modo in cui l'ho scansato. Ma tanto le mie ore sono contate. Tanto ho le ore contate. Cioè dal momento che perdi l'olimantolo le ore contate con Tainted Lost. Guarda, questi mi tolgono l'Holy Mantle. Il bug in a box sarebbe da prendere solo per vedere i minion che escono fuori.
Vabbè, se lava basta 10 barbabietole da zucchero. Comunque io finisco questa run e poi scappo. Finisco questa run e poi scappo perché non voglio far tardi. Non come le altre sere, perlomeno. Va bene che finalmente domattina posso permettermi di rimettermi a letto. Però insomma non sfidiamo troppo la sorte. Fermo. Le fiamme viola sono il male. Per questa ragione sono il male. Buono, posso prendere un oggetto gratis dal negozio, mi sembra. Lo store credit è buono, posso prendere un oggetto gratis dallo shop. Belli. Non funzionava con i patti di Satana. Non funzionava con i patti di Satana. Sì. Assolutamente sì. Bene ragazzi, ora Tented Lost ha speranze. Godopoli davvero. Preferisco questo. Perché se quell'altro è un oggetto che fa schifo, perlomeno posso ancora recuperare. Abbiamo tre possibilità contro il boss. Sempre. Run. Scusate se non vi leggo, non posso concentrarmi, lui è un boss di merda. Mi può prendere in qualsiasi istante. Mega Satan non mi importa nulla. Onesto, onesto. La Whore of Babylon. Mate, io prenderei la Whore of Babylon. È damage up permanente. La coda di Gappi, insomma. Vero che è un oggetto di Gappi, ma ci serve a poco. Whore of Babylon, vai. Vai. È vero, ma io con la clessidra posso vedere qual è l'altro oggetto. Te sei una merda, ma vediamo se riusciamo a asfaltarti in tempo. Perfetto. Peggiore dei casi è la clessidra. Avere la clessidra mi rende molto più confidente. Adesso è una merda. Sia come nemico che nel vero senso della parola. Di Isaac. Sì, assolutamente sì. Non si discute. Più
peccato è che quella merda lì ha un rimbalzo strano, per quello è un nemico brutto. Sì. Lo faccio. Non riavvolgo, non riavvolgo per nulla. Fucking demolished. Fucking demolished. Non si discute minimamente. Tainted Lost da Mother, che cosa sblocca? Che cosa sblocca Tainted Lost da Mother? Ho bisogno di saperlo. Matte, vammelo a cercare, per favore. La Crystal Key. Cosa fa la Crystal Key? No, questo è il Judas. No, non lo devo usare. Ricordi, il quad shot fa schifo, ma con un tiers così alto è molto bello. Quando completo una stanza il 33% di possibilità di aprire una red room in quella stanza. Oh! Bello! Ora c'è la domanda, a che cazzo puntiamo? La Soul of Judas non la uso minimamente, non sono pazzo. Non sono pazzo ma fino a un certo punto. Ne hai più di uno stacca? Oh mio Dio. Allora, intanto prendiamo i pezzi del coltello, poi si vede che cosa fare. Il fatto che abbiamo la clessidra è molto bello. Il fatto che abbiamo la clessidra è tantissimo sfruttabile. Se io invece riesco a fare anche Isaac e Blue Baby, che cosa sblocco? Io ho fatto Satana e The Lamb. Se batto anche Isaac e Blue Baby, cosa sblocco con Tainted Lost? Trinket inutile. Kid Drawing. Non so se farlo. Prima andiamo dal boss. Prima andiamo dal boss.
Va bene. Allora, per favore, te fatti valere, amico mio. Grazie. Perfetto. Aspettiamo di arrivare a 30 monete e vediamo cosa sono quei due oggetti. Perché non è un piano completamente da buttare via. Tanto Ash col cazzo che lo faccio in questa run. Ash col cazzo che lo fa. Allora, fammi vedere. Fammi vedere cosa c'è nello shop. Tutti e due oggetti di merda. Possiamo farne a meno. Utile health up. Spero in un oggetto del planetario? Cosa faccio, Matte? Spero nel planetario e ignoro la treasure? Entriamo dentro, prendiamo un oggetto, vediamo qual è. E poi, eventualmente, se non ci piace, speriamo nel planetario. Se trovo homing è buono. Se trovo homing è buono. Non è qui la treasure. Qua. Go. Va bene. Health up. Tanto valeva provare. Uno di quelli poteva essere il Magic Mash. Se io batto The Beast... Se io batto The Beast, che cosa ottengo? Quale oggetto meraviglioso.
Sacred Orb. Cosa cazzo faceva il Sacred Orb? Non me lo ricordo. Ho rischiato di perdere l'Olimantol come un cretino. Elimina dalle pool oggetti scadenti e può rirollare pure quelli di qualità 2. No, mega rip, Alex. Tinted. Potrebbe essere la Small Rock. Sì. Abbiamo una possibilità contro il boss. E abbiamo già velocità. Allora. Con calma. Flawless. Che ti sei perso? In realtà non tantissimo. In realtà non ti sei perso tantissimo. Cioè, che ora devo fare il boss e ho un solo tentativo per farlo. No, è Great Gideon, vero? Lo sapevo, è sempre Great Gideon, madonna. Paura.
No, è finita. Io ci provo, ma... è sempre Great Gideon, porca puttana. È sempre lui a rompere il cazzo. Sicuramente una fiammellina che non ho visto, di sicuro. È sempre Great Gideon a rompere il cazzo. È sempre lui. Vaffanculo. Stronzo di merda. Ora. Sì. Allora. Domanda importante. Se io con Tainted Lost vado nella porta per Mausoleum, non perdo l'Olimantle, vero? L'Olimantle non la perdo. Ok, mi fido. Vai. Non so nemmeno se ho trovato lo shop, ma non mi importa. Merda. Che botta di culo. Perché no, non ho altro. Non è male. Non è male. Oh no. Te sono boss del cazzo, te mi fare danno, lo so. Lo faccio, Brimson. Prendo quel Pog come sì. I mean, a me sembra abbastanza buono, Matte. A me sembra abbastanza buono. A me sembra non ci siano problemi. Dial.
Sto pensando se fare Mother o The Beast. Sì, è un'altra round, mi sa. Proviamo a fare The Beast. Proviamo a fare The Beast. Ho puntato nella direzione sbagliata. Sì. You're a guest giant. Non male. Via. Lui ci può one-shottare. Cioè, ma io non posso fare The Beast. Non posso fare The Beast perché sono al piano con mamma. Non posso fare The Beast, mega rip. Posso fare solo Mother o andare da altra gente. Io sono al mausoleum di già. Che rischio. Yes, la bomba dorata, sì. La bomba dorata è molto bella.
Non voglio rischiare, ci sono boss di merda qui. Non voglio rischiare perché qui ci sono boss di merda. Lo so che la clessidra distruggo tutto, però. Ho la clessidra. Però Mother è stronza. Mother è stronza. Fa il triplo stomp. Aspetta. So cosa fare. Buona merda. Non lo so e non voglio provare. Non lo so e non voglio provare. Mi basta sapere questo. Oh my fucking god. Ragazzi, allora io lo so che questa è la run per andare da Mother. Ma con un Brimstone così io potrei demolire Isaac. E Isaac fa quel raggio dal cielo che ti telefragga. Io punterei ad andare da Isaac. Perché Mother tutto sommato non fa attacchi che ti telefraggano male. Lo so che è una bella run, ma io punterei tantissimo ad Isaac. Lo so che è una run da Mother. Per questo, dato che Isaac è molto più debole, forse riesco a bypassare il raggio dal cielo. Voglio farlo con Tainted Lost. Perché il raggio dal cielo, io all'inizio mi dicevo, andrò da Mother perché Isaac con il raggio che mi spara dal cielo sicuro mi prende, ma ho la clessidra e un Brimstone che scioglie tutto. Io punterei ad andare da Isaac. Polaroid, giusto? Sì. Polaroid. Pentagramma assolutamente. Più danno. Vai. Vai. Proviamo. È rimasto vivo. Non lo so, ma va bene. Prima andiamo dal boss, prima andiamo da cuore di mappa. Questa è la chest quella brutta. Tears up. Che culo. Il forget me now qui però è inutile. È inutile il forget me now qui perché non ottengo ricompense, forse dalla stanza del boss, ma... Via, vattene.
una carica l'ho buttata via. Non so neanche che cosa è successo, ma va bene così. Non so neanche cosa è successo, ma va benissimo così. Io andrei al Forget Me Now, se c'è un'altra boss challenge room la farei. I mean, abbiamo la Clessidra. Sì, andiamo dal Forget Me Now. Magic Mash. Che sei buono. C'è un crawl space qui? Non l'avevo visto per nulla. Ragazzi, definitivamente. Ragazzi, definitivamente si va dal coso, dal Forget Me Now. È il laserino! Il laserino scioglie le stanze, madonna. Range non mi serve. Lo shoop da whoop me ne faccio relativamente poco. Forse il pay to win potrebbe essere più importante. Range up non me ne faccio niente.
Io direi si vada al forget me now, tanto sciolgo le stanze. Ma no. Allora. Madonna, come sono veloce. Prima andiamo da It Leaves. Prima andiamo da It Leaves. Stiamo scherzando. Ragazzi, ma quante cazzo sono le possibilità di beccare due forget me now di fila? Ma quante sono le possibilità? Un po' poche, sì, esatto. Bene, ragazzi, ora si va a rifare tutto il piano. Ora andiamo a rifare tutto il piano. Perché sì. Cioè, a sto punto io cercherei anche le super secret. Sì. Eh sì. Gulp è bella. Oh no. Sì, Matte, questa... Sì, scusa, Alex, questa è una run lievemente sculata. È lievemente sculata questa run. È bello avere la Clessidra. Mi dà quel pizzico di confidenza in più. Giusto quel briciolino di confidenza.
godo. Godo quanto è bello ammazzare te così, cazzo. Madonna, ragazzi, penso siamo tutti d'accordo che uccidere The Blood così sia godopoli. Penso siamo tutti d'accordo che sia godopoli uccidere The Blood in questa maniera. Allora, ragazzi, adesso si torna di nuovo dal Forget Me Now. Lo odio meno di Bombino. Come fai? Bene. Oh mio Dio, mio Dio. Ma io lo so cosa sta succedendo. Il gioco vuole che... Il gioco vuole che io pensi di essere iper mega OP e poi alla fine mi distruggerà malissimo, lo so. Il gioco vuole farmi credere che io sia OP. Ragazzi, è vero, siamo OP, ma con due colpi moriamo. Stanza vuota, davvero? No, ti prego, se è un altro Forget Me Now io non so più che cazzo fare. Ok. Finalmente... No, ragazzi, fosse stato un terzo Forget Me Now non avrei saputo che cazzo fare. E mi puoi ammazzare. Cioè, ricordiamo, le Blood Donation Machine e i Devil Beggar ci one-shottano se siamo The Lost. Questa stanza era molto pericolosa. Era molto pericolosa questa stanza. Io sto beccando Tier Zappa di ritmo comunque. Allora, dove potrebbe essere la secret? Cioè, ragazzi, questa è una run che se becco la Erky si sbocca. Questa è una run che se si becca la Erky si gode.
Ma io ho doppie corna? Ma sì, perché uno è Horror of Babylon e l'altro è il Brimstone. Ok, ecco perché. Polaroid, vai. Abbiamo anche Birthright con noi. Volendo possiamo anche sfruttare questa merda, eh. Utile questo health up. Pian up è buono. Questa stanza poteva fare paura. Buono. Questo è quello di cui ho paura io. Lo so che è bello, ma dobbiamo andare da Blue Baby. No, dobbiamo andare da Blue Baby. Dobbiamo prima fare Blue Baby, perché almeno sblocco qualcosa. Blue Baby lo possiamo fare, Delirium non lo so. Tanto Matte, guarda, stai tranquillo che tutte le run che farò con The Lost, che andranno da qualche parte, saranno che ho la Clessidra. Dovrei essere in grado di uscire e rientrare dalla stanza. Ma... o la Blankard, anche quella. Anche quella può aiutare non poco. Che culo. Oggetto di merda. Oggetto di merda, sì. Godo nell'uccidervi così velocemente voi.
Porca puttana, come sono enorme. Devo trovare dei, dei cosi down. Impulsivo io. Sono stato impulsivo io. È inutile Contented Lost, mi sembra. Guarda, giusto perché così non mi ricompare dopo. Credo che Contented Lost sia inutile. Comunque è una run sculatissima, sul serio. Vai. Allora. L'unica cosa relativamente utile. Potrebbe essere meglio. Lo Spelunker Head mi faceva trovare il Secret Room. Oh. Erki. Erki. Non era male questo fungo, mi sembra. The Magician. Questo era l'Odd Mushroom, mi sembra. Non credo fosse brutto. 25 di danno. Non penso mi serva allora. E mi ne faccio 25 dentro l'Incubus 37. E il danno è anche importante, eh. Io aspetterei a raccoglierlo, se mai che troviamo un Pertro e potrebbe diventare una Erki, se mai. Bro, ma stiamo scherzando. Stiamo scherzando, porca puttana. Questo potrebbe uccidermi. Bro, ma... io non so neanche più che cazzo dire, cioè... hai fatto 40 piani, infatti tipo ho fatto il mondo in questa run. Non ho perso l'Olimanton! Che culo.
Allora, aspetta. Se usiamo il Forget Me Now, abbiamo una possibilità, seppur piccola, che ci appaia il portale per il Void. Se ci appare il portale per il Void, quanto cazzo godo. Abbiamo ancora due utilizzi della Clessidra. All stats up, sì. Madonna, ma che cazzo è questa run? Cioè, ragazzi, ma io streamer slack per davvero. Cioè, non so come spiegarmela tutta sta roba. Ragazzi, ma altro che streamer slack. Cioè, non lo so, siete voi che veramente mi portate così tanta fortuna. Steven? Steven? Buonanotte. Buonanotte, se lava. Tanto ora appena finisce questa run stacco anch'io. Tanto non durerà comunque ancora a lungo. Disse Ben prima di fare altri 800 piani. Questo potrebbe uccidermi. Questo mi può uccidere, no. Ma lo sapete che io sto scansando colpi senza neanche capire come? Lo sapete che io non capisco nemmeno come sto scansando alcuni colpi? Allora, si va a prendere il Forget Me Now. Kids drawing, va bene. Oddio, oddio. La patina. Questo mi può uccidere, quindi no. Erki. Va bene. Molto bella questa Erki. Godopoli. Mi fa tenere due cose. Grazie per avermi mandato subito nella stanza di The Block, grazie. Buono, molto buono. Come funzionerà questo con il brimstone? Io lo prenderei, tanto il grosso l'abbiamo già fatto. Come funzionerà col brimstone? Un cazzo. Non cambia una sega. Perfetto. Madonna, sto decimando il mondo. Bene, te sei buono. Aspetta. Yes, yes, yes. Stanza vuota, va bene. Porca puttana. Bob's Brain col cap, quello che... No, non è Bob's Brain questo. Questo era il Common Cold, giusto? Non era il Bob's Brain. Matte, aiutami tu. Questo non è il Bob's... Questo è il Bob's Brain?
Common Cold, va bene. Porca puttana. Va bene, perché no? È inutile, ma va bene. Che cazzo sta succedendo? Perché non mi faceva sparare? Porca puttana, che cazzo è questa run? Però io le cose. Sì. Come se quanto dura Blue Baby? Ok. Ma le lacrime che passano attraverso il baby strano diventano ombra pure quelle di Saturno. Run. Questa è una stanza brutta. Ok. Qui cosa c'è? Tutta roba brutta, inutile. Testa è buono, ma il coso di magnetite è molto brutto. Io The Magician contro Delirium. Con questo Brimstone. Ok, raga. Si va. Senza paura. No, ragazzi. Magnetite era quello in basso. Letteralmente le mie lacrime attirano nemici, ma contented lost col cazzo che lo prendo. Ok. 3 tentativi. Ragazzi, se ti becca la Erky. Bello il discount. Bello. Soprattutto utile a questo punto del gioco. Soprattutto a questo gioco. A questo punto del gioco è utile. Il reroll per il discount. La macchinetta lì può darmi qualcosa di utile. Può darmi delle carte. Può darmi delle carte quella macchinetta, se non sbaglio. Testa di gatti.
No, ma non mi sto caricando di moschine contro Delirium, no no. Va bene che avevo Birthright, ma... È vero, alcune lacrime sono homing! Let's go. Utile.
Mega rip, Matt. Mega rip se non ti viene. Conoscendo Mega Satan non uscirà. Mi sembra buono. Grinket di Samson dici nella mia run o nella tua? Cioè nella mia run in che modo mi può aiutare? Mi sembrava che ogni volta che prendessi danno mi aumentava il danno a me, ma con Tainted Lost non posso. Perché è buono? Spiegami perché è buono. Sì, ma da Delirium conta poco. Proviamo ad andarla a prendere. Ah, dove cazzo sta? Infatti è per quello che volevo tenere il cutter. Dio. Troppi trinket. Col cazzo che prendo un under 2. Dio, l'Angrisol mi ha fatto caccare in mano. Ora parte la ricerca per Delirium. Quale sarà la stanza in alto o quella in basso? Io non ho moschine. Proviamo quella in alto.
di paura. Ti giuro, una paura, credevo che fosse morto. Vuoi darmi la luce, per favore? Grazie. Chiamate Delirium. Perfetto. Perché l'ha ritirata indietro? Ah. Ah. Che cosa avrei sbloccato? Ah. Avevo comunque dubbi sul fatto che sarei riuscito a sopravvivere, ma comunque bella run, sono soddisfatto comunque. Sono comunque soddisfatto. Ah. Oh. Oh boy. Sì, mi ero dimenticato di Birthright. Pensavo di essere già morto. Oh. Va bene, basta. Basta. Non perdiamoci in chiacchiere. Buonanotte. Domani non so se streamo sempre qualcosa. Vi ricordo che venerdì pomeriggio dalle 4, 4 e mezza fino alle 8. E se tutto va bene si gioca indie a caso. Un bacione, vi voglio bene, vi lascio subito perché devo andare in bagno. Non so da quanto tempo me la sto tenendo e non fa bene. Quindi vi lascio, mi metto un po' di crema sulle mani e buonanotte. Ciao.